Buongiorno a tutti, si parte da Osimo, un saluto alla nostra città, a tutto il Salento. Giovanni, ciao, buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti amici e amici di San Giuseppe Nuescio. Siamo all'interno della grande avventura, abbiamo superato Campo Cavallo, siamo diretti verso Castel Fidargo, ecco il nostro Dario che cammina ininterrottamente sul suo percorso. Ci metteremo tra una ventina, 30 chilometri sull'Adriatica, sulla statale Adriatica. Cosa dire? Una città stupenda, Osimo, gente disponibile, una città piena di cultura, abbiamo avuto un'accoglienza stupenda e adesso è iniziata, siamo ancora all'inizio di questa grande avventura che ci porterà verso Copertino e San Giuseppe Nuescio. Un percorso adatto a tutti, i posti sono stupendi, ci vediamo dopo, ciao ciao! Tra colli e mare, abbiamo lasciato alle spalle Osimo, abbiamo preso direzione Campo Cavallo per poi andare a Loreto Recanati. Adesso stiamo scendendo verso l'Adriatico e dobbiamo arrivare tra poco a Recanati Porto. Tra un attimo arriverà il nostro Dario. Guarda, eccolo qua. Sta per arrivare, non vi dico le salite per salire a Recanati, belle toste, comunque l'abbiamo fatto, adesso ci mettiamo sull'Adriatico, ciao Dario, grande, ci mettiamo sull'Adriatico e costeggeremo il mare. Ragazzi, è un'avventura stupenda, a parte il fascino, la spiritualità di San Giuseppe Nuescio, Osimo che è stupendo, la gente di Osimo accogliente e molto gentile e cordiale, ci hanno fatto una festa bellissima. Ci vedremo più avanti per aggiornare le prossime tappe. Saluti a tutti, ciao ciao. Ci sono, sto subito dietro. Eccomi qua, di tanto in tanto mi vorrò vedere, non vi preoccupate. Adesso è arrivato il mio angelo custode Jinx, l'avevo perso. Ha il vizio di imboscarsi, specialmente se vede qualcosina di bello. Eccolo qua dove sta, Ciao, ciao! Niente, le mie prime sensazioni di questo ultracammino. Siamo a Civitanova Marche. Cosa vi posso dire? Un percorso fantastico, fantastico. L'ultracammino sicuramente. Io lascerò un po' sul mare tutte queste bellissime spiagge e paesini che andremo a passare, mi internerò un po' più dentro per essere un po' più veloce, però chi farà il cammino sarà una cosa fantastica. Guardate che posto, due runner, li salutiamo, ciao amici, va bene, un saluto da Civitanova Marche. Penso che ci sentiremo questa sera intorno alle 20 in direzione San Benedetto del Tronto, poi vedere cosa abbiamo fatto. Sono già 6 ore che stiamo in strada, tutto bene, inizia a piovere un po', se mantiene così è ottimo, buon tempo, si respira bene, si cammina bene. Ciao, un bacione a tutti. Dix, agli amici, ciao. Posto Dix. Piove, ciao! Ciao! Siamo sulla litoranea, molto molto prima di San Benedetto del Tronto, dei posti bellissimi,
gente molto accogliente, viaggio storico, voglio dire, la gente quando ci vede vuole sapere, è curiosa, in pratica viene coinvolta da questo progetto. Ragazzi, che devo dire, mancano 100 km per Pescara, sarà ancora molto dura, non penso che arriveremo entro questa sera, comunque domattina sicuramente saremo a Pescara. Un saluto a tutti, grande entusiasmo. Dario sta un po' più avanti adesso, ma lo raggiungo tra poco, ci vediamo, ciao 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 a tutti. Siamo a 90 km da Pescara, ne abbiamo fatti più di 40. E purtroppo ci ha preso la pioggia, però non è che ci fermiamo, andiamo sempre avanti. Posti stupendi, gente molto accogliente. È dura perché i chilometri bisogna farli, però c'è tanta passione, c'è tanto entusiasmo. E c'è tanta, come devo dire, tanta spiritualità nei confronti del nostro San Giuseppe Mescio, perché questa è l'apertura di un percorso di pellegrinaggio. Io lo faccio in bici, Dario lo sta facendo a piedi, vediamo dove sta, sotto la pioggia. Questa è la bici tutta imbacuccata contro l'acqua, la faccio vedere. Va bene, vediamo se si vede Dario da lontano. No, è un po' dietro. Siamo su una strada provinciale che ci porta da questa parte d'Ancona in pratica, ma noi ecco, stiamo all'altezza di Fermo. Ciao a tutti, ci vediamo. Ciao. Rieccomi. Mi ha chiamato l'amico Giacomo Mangia dicendomi che è bloccato il GPS per localizzarmi, per vedere la mia posizione. È acceso però non riesce, risulto fermo. Comunque tutto ok, sono una quindicina di chilometri da San Benedetto del Tronto. Appena schiove un po', guarda, acqua di rotte. E mi fermerò e mi sentirò direttamente con Giacomo per vedere se riusciamo a ripristinare il GPS, ok? Un saluto a tutti, tutto a posto. A dopo, ciao.